Buonasera, buonasera, buonasera a tutti quanti. Aspetta che devo staccare e riattaccare il microfono, aspettate un attimo. Mi si sente poco, mi si sente normale, mi si sente bene. Questa è casa mia. Ricky Monkey, la ringrazio infinitamente per essere entrato giusto in tempo in questo bellissimo clubs che sono i subs. Questa sera voglio provare Adrift, che era nell'ultimo Humble Bundle. Dovrebbe essere un gioco ficcante, però forse un pelo ripetitivo. Allora ho detto va bene, lo faccio in live così vediamo se ci è utile per fare delle chiacchiere piacenti. Buonasera anche al signor Gabriel. Va bene. Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'è la faccia da pirla. 2 mesi per il signor Calfire e la ringrazio infinitamente. Io però vorrei farvi ascoltare uno spezzone di film veramente molto interessante che pensavo di recuperare e riutilizzare magari in futuro per le live. Vediamo se Netflix mi si apre mentre sono su Twitch. Voglio farvi sentire questa parte qui. Questa è casa mia. Chi l'è? Entra. Truku, anche lui subato, bravissimo. Siete bravi? Grazie mille, ovviamente. Piccolo cappello iniziale, mentre... Ah, uno si era subato mentre non c'ero. Che è il signor... Non lo so. Huin Light, 92, è possibile? La mia prima zampessa. Questa è casa mia. Entra. Il decimo mese parte dal primo mese, grazie. Cosa volevo dire? Ah sì, stasera vi mando il video che è un mini breve breve tour della mia camera che Ah, dura sì, mi esattamente 10 ricordo, sei quello minuti. biondo che c'è la faccia da pirla. Un saluto da un plebeo con ancora la zampina nera. Ma per il prossimo mese, signor Featherpiece vedrà che avrà la zampina. Se vorrà mantenere questo rapporto tra noi, la zampina bronzata. Comunque, stavo dicendo, dura 10 minuti il video. Naturalmente, nessun tipo di pubblicità perché siete subscriber e non voglio mettervi pubblicità, quindi la durata non è assolutamente importante. E infatti, ho realizzato che facendo questa cosa qui posso addirittura mettere delle Questa è casa musiche mia. adatte dove credo che Entra. siano più adatte. Grazie mille al signor Julesms94, però stavo dicendo che appunto vorrei che vi guardiate il video, naturalmente, perché l'ho fatto apposta per voi e solamente i subscriber di questo mese lo potranno vedere. Non credo di lasciare la cosa retroattiva, quindi se uno il prossimo mese si Questa è farà casa mia. sub per la prima Entra. volta non vedrà i video del mese passato, quindi questo video qui. Alle gara 8, grazie mille anche a lei. Fatemi naturalmente sapere se vi piace questo genere di video, fatemi sapere anche nei commenti sotto il video, tanto lo posso vedere tranquillamente. Fatemi sapere se volete vedere qualcosa in particolare, se volete vedere cose che magari sul canale principale non posso fare, naturalmente, perché insomma, magari qualcosa che non c'entra assolutamente niente. Ovviamente non faccio delle guide in cucina apposite o dei gameplay appositi, a meno che non ci sia proprio qualcosa di particolare, quindi a meno che non ci sia magari un video gameplay in cui volevo mettere una certa canzone, ma YouTube me lo bloccava, magari lo faccio vedere solamente i sub, cose del genere. Gabriel nel video di stanotte sarò nudo, quindi molto probabilmente, visto che fino a domani non mi ricorderò mai di dare il video ai subscriber, lo manderò stasera, finita questa live. Quindi se siete subscriber, aspettate questa sera prima di andare a letto. Vi manderò la solita mail qui su Twitch. Arriva quindi a tutti quanti nella posta di Twitch e a tutti quanti nella mail. Quindi guardate anche nella casella mail se non sapete dove andare a trovare. Di Twitch, con la mail con la quale vi siete iscritti a Twitch. Ok? Bene, adesso io volevo fare questa cosa qui. Non c'entra niente, però. Stavo facendo. Fate mente locale. No, Interruttore? aspetta. Ecco, Cosa che fa tac? Vabbè, c'ho questa è pure una la frase batteria. è Come bellissima. tutti là. Adesso Pozzetto sta per dire una grande verità di cui devo assolutamente estrarre l'audio perché lo dobbiamo usare in un qualche modo, perché è ottima per gestire la chat. Oggi io e Karim abbiamo riso tanto Questa è tanto. casa mia. Ecco appunto. Entra. Bruno Foglia, grazie mille anche a lei.
Faccio partire, via. E non ci provà, non sparate cose a cazzo, fate mente locale. Avete capito? Questo mi sembra una perla di vita. E chiunque mia. Può... Entera. Madonna, quanti... Artemius Twitch, grazie mille, sia a lei che al signor Ciuchi 92. Però adesso non diventate matti. Questa per un casa video. Mia. Aspettate di vedere... Entera. Aspettate gli altri, grazie naturalmente a tutti quanti, aspettate che gli altri magari vi dicano sì, vale la pena avere video e cose in più, anche perché io vorrei mantenere questo rapporto di sub un pochino tutti i mesi, quindi oltre ai video, cioè oltre naturalmente ad avere le icone, le emoticon che vi invito ad utilizzare in chat e tutto quanto, e anche il logo della zampina che diventa sempre più bella di mese in mese, insomma volevo darvi qualcosa in più, perché se avete iniziato ad essere tanti sub e... mi sentivo un po' stronzo a non darvi qualcosa di più ficcante, visto che posso farlo, lo voglio fare. Quindi, insomma, l'audio tutte le volte che Gabriel banna qualcuno, minchia. Non scrivete cose a cazzo! E niente, abbiamo detto Adrift questa sera, speriamo sia ficcante. Niente, il comando per i moderatori che lo utilizzano con kick. Questa è casa mia. Entera. Dottor Lolaindair, thank you, Wows. Oggi non sono riuscito a registrare il video sul Nessino perché niente, non c'era abbastanza luce. Vabbè, intanto abbiamo il gioco, che sennò non riusciamo mica, cioè non giochiamo mai abbastanza. Giustamente Karim ha ragione, lui parte un po' prima, io non posso perché ci sono i termosifoni prima, quindi no, non posso partire prima. Aspetta, game, ecco qui, quindi io parto giusto e perdo un pochino di tempo, o allungo le live di 10 minuti dopo, non sarebbe questa neanche casa mia. Il cazzo. Entera. Arrivo subito, avvio Adrift e ringrazio il signor Perfil. Che ti ho ringraziato così. Guarda, sei l'unico che è stato ringraziato in questo modo, io sarei contento, ecco. Stavo dicendo, gioca a Drift in modalità VR? No, direi che non abbiamo il VR, quindi no. Il dolore incredibile è passato? Sì, ogni tanto si ripropone da altre parti, ma chi se ne frega. Sì, Iron, adesso a me piacerebbe farle anche praticamente tutte le mattine, le live mattutine, però insomma ogni tanto mi guardo un film con Karim, si chiacchiera d'altro e passa il tempo. Però in generale le live mattutine mi piacciono un sacco, soprattutto perché gioco a Skyrim, che non si fa chissà che cosa. 310. Dicevo, non ho fatto il video del Nessino perché io ho questo problema. Praticamente... non ho abbastanza luce in casa, perché avevo in mente di fare qualche clip e un po' qualche scemenza. Che bella questa musica classica, Mon Amour. Tun 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 tun. Il gioco si vede, sono contento. Che bello. Abbassiamo un po' l'audio, che mi sembra comunque altino. Sottotitoli mettiamo di sì, voilà. Oh, io la musica classica la amo, porca vacca. La amo! Vediamo se c'è qualche opzione video da mettere. V-Sync, ok. Qualità visiva manuale. E... Epico! La Madonna! Lo metterei ad epico. Troppo? Vabbè, lasciamo automatico. Mi hanno donato il signor Cron. Grazie mille. Che dice? Buonasera, domani non ci sarò per la live, sono molto triste. Oh, mi rifarò con dopodomani. Le voglio bene, signor Gatto. Lei si vuole bene anche lei, signor Cron. Grazie infinite. Niente, io ascolterei tutta la sera, però forse non è il caso. Giochiamo. Salvare, sì. Vai a giocare. Partito. Tra l'altro questa canzone era anche nel primo Ocean's 11. Alla fine del film c'era questa canzone.
E niente, non c'entra niente. Sensibilità telecambo, va bene. Cioè, mi fai giocare, oh figa? Ah, nuova partita, coglione io. Io sarei rimasto tutto il tempo ad ascoltarla. Sì, no, vabbè, comunque domani registro, insomma. Kemat, thank you. Simulazione di estramento Eva di Hardin. Non ho letto. Istruttore. Hainai Vai administra serie 4. Non so che cazzo. Comandante Oshima, Alex. Quanto piccolo però. North Star 4 di Hardima. Non ho letto. Data inizio missione 29 settembre 2035. Che bello. Ma non mi interessa, non mi interessa, grazie. Giustamente Karim diceva che senza il visore sto gioco è un po' merda. Effettivamente sì. Si vede che ha fatto per il... Che bello però, guarda. Allarme SSD. Che dobbiamo fare? Ma sì, ma non mi insegnare le banalità. Mi sono cresciute le mani. Sbatto. Ah. Ok, con shift si accelera. Classico, basta che ti sbrighi. Un pallone? Super tele. Oh. Con lo spazio sali. Anche con M1 si sale. Con M2 si scende a sto punto. Confermo. Perfetto. Questa è casa mia. Chi l'è? Entra. Hit Gold, grazie mille. Minchia, adesso mi sta venendo l'ansia, porca miseria. Spero che il video vi piaccia, perché sennò faccio una figura di merda. State tranquilli però, ragazzi. Oh, adesso non ve lo passo più il video. Frena. Ok, perché sennò, minchia, che ansia. Anche perché avete avuto tutto il mese per poter fare, tutti all'ultimo. Questa è casa mia. Entra. Ma scusa, c'è scritto F, tieni premuto. Rajaku, grazie mille anche a lei. Tieni premuto F, premo. Oh, lo posso pigliare? Non me lo fa. Non mi fa. Vabbè, ho capito. So come si gira su me stesso. Una cazzata. Ah, l'ho preso. Buono questo ossigeno. Capacità propulsione stabilizza. Sì, col VR sarà tutta un'altra roba sto gioco, ma è vomito. I livelli di ossigeno vengono monitorati tramite il misuratore. Non ho letto che è lì sulla destra. Ok, l'ho visto, fortunatamente l'ho visto. Non so se sapete che cos'è l'EVA, però si chiama EVA, la tuta spaziale che gli astronavi utilizzano. 2 per la scansione. E si chiama anche EVA il camminare su un suolo esterno utilizzando appunto questa tuta. Non so se voi lo sapevate, adesso lo sapete, quindi sono anche cazzi vostri. Siete più colti di prima, fatica. Adesso non potete farci niente. Scansione, mi stavano dicendo, sì. Che devo fare? Ossigeno, ma ce l'ho già, sono a posto. Che devo fare? Ma dai, ma che sberla che gli ho dato. Serviva? Porca vacca, immagina uno col VR sta sboccando tutto, sta sboccando. Bella palla, la palla, la palla. Vieni qui, vieni qui. È la puttana che si... Sensibilità del mouse che è un po' puttana. Vieni qui, vieni qui. Boom! Che bello. E questo è il gioco, quindi. Interessante. Questa è casa mia. Entra. Fener, grazie mille anche a lei e benvenuto nel clubs. Allarme. Aspetta che voglio questo, voglio. Me lo ciuccio. Non so più che cazzo fare nella mia vita io. Scansiono. Ah, attenzione. Potrei aprire questo portello di magia? Immagino di sì, si è illuminato, quindi
Tengo premuto mentre ruoto. E che interessante. Quindi, pull! Figa, che scomodità per aprire una porta. Immagina se uno deve andare in bagno. Deve sbrigarsi, si appende, gira. Dopo essersi ciucciato... No, Karim è la morte col visore. Sarà anche un gioco inutile senza, però figa con il visore, secondo me. Altro che motion sickness, qui si muore proprio. Come ti metti più? Leggendo proprio il titolo, è impossibile. Anche perché si ruota su se stesso, si sistema. Mamma mia, no. Sa di pollo l'ossigeno, certo, è risaputo. Tutti. Rilevato superstite. Ciao! 465 sono sempre io. Chilometri sopra la superficie terrestre, giusto? Ho capito, figa. Figa, che due coglioni sta voce. Survivor located. Initializing EVA HUD display. Sono fuori dalla nave? Ecco, immagino che questa sia una delle scene più terribili che un essere umano possa vivere. E che culo che sei, attaccati alla corda, attaccati, per carità del Signore, è l'unico modo di sopravvivere. Che ansia. Che ansia, signorina, che ansia. Cos'è successo? Beh, si fissa con... con del duct tape, come al solito. Ossigeno, guarda, lì ce n'è. Vieni qui, ossigeno, vieni qui. Ciuccia. Come siamo? Fullati, però mi sa che qua non dureremo ancora tanto. Oh, lì, c'è una faccenda da toccare, immagino. Minchia che ansia. Vai. Che sfiga. Aia. Non è proprio comodo da guidare con mouse e tastiera. Immagino col VR invece sia una pacchia. Ople? No! Era usata? Aspetta. Ok, vabbè. Ho preso un altro, l'importante è che ne abbia preso una. Come siamo messi qui? Di qua è chiuso, di là non funziona. Ha detto, io andrei per di lì. Sì, è diventato Gravity. A me i film sullo spazio piacciono un sacco. Gravity, Interstellar, The Martian. The Martian, ho letto anche il libro ed è veramente tanto bello. Qui siamo nella merda, insomma. Vabbè. Aspetta che qui non mi fa accelerare, probabilmente per non buttare via troppo ossigeno. Sono io. Ah, stabile. Ne riparliamo tra un attimo, quando ho finito di bere ossigeno. Aspetta, che forse di qua si apre. Dimmi che si apre di qua. Dai, non fare lo stronzio. Sì, ma non so perché... Si apre. Un po' strano che si sia aperto così. Quindi adesso si chiude. E il cazzo. Va bene. Roba utile? No. E ti pareva? Ok, dai, ci siamo quasi. Ho capito, quindi sto buttando via ossigeno. Sì, l'ho giocato Warframe. Sì, tantissimo, Ricky, tantissimo. The Moon l'ho visto The Moon. Molto, molto bello anche quello. Però, secondo me non è proprio... Ha un altro significato quel film lì. È bellissimo, ma per un altro motivo. È figa. Cacca. Che devo fare? Lì c'è qualche cosa da recuperare, credo. A meno che non sia semplicemente l'obiettivo che mi dice: ehi, vieni di qui, cosa fai? Ma figurati. Aiaiaia, cosa succede? Oh.
Merda. Merda l'ossigeno. Puzza, puzza, cacca. Piglialo. Piglialo. Però che una bottiglietta di ossigeno te lo fulla completamente. Ok. Veramente peggio di Outlast come ansia. Poi dopo sicuramente Outlast è peggio per altri motivi per me. Madonna. Almeno qui non ci sono mostri spaziali, altrimenti sarei morto. Che figo. Che bella la Terra. Adesso ci scendo direttamente. Basta, è lì devo andare. Devo andare dritto verso la Terra, è lì casa mia. È tutto così? Aspetta che lì c'è faccendame. Che bella situazione. Sì sì, aspetta che c'è dell'ossigeno. Buono. Bello che mi ha insegnato un sacco di tasti. No, merda! Aspiglialo! Mamma mia. Beh, la fisica non è neanche così... No, buona signorina, buona. Non è proprio facile controllarla questa fanciulla. Ok. Biberone. Arriveremo prima o poi in un posto dove non si muore. Un articolo naturalista di desiderio in saldo. Va bene. E qui, insomma, 8 luglio, va bene. Dammi questo. Ok. Immagino si debba ficcare nel PC. Questa sim. Eh no, cazzo, aspetta, fammi. No. Ossigeno, perfetto, ce n'è. Mi stabilizzo. È carino. Mi sta piacendo per adesso. Spero mi faccia fare qualcos'altro. Prima o poi. Ok. Vediamo, c'è roba da fare qui. No, aia. Buono. Allora, lì vedo. Vedo. Speriamo. Fisica la definirei tutto fuorché realistica. Beh, perché? Non c'è gravità. Aspetta che... Vai. Ah, no, è un bottone. Ok. Computer. Ma ti pare il momento? Vabbè, cosa devo farmi? Trama? Però bisogno di... Ok. Boh. Niente, mi sono fatto poi i cazzi di qualcuno. Come si esce da questa faccenda? Avanti. Ok. Vabbè, i problemi di una signorina al comando. Ma Pocket, figa, è una tuta Eva. La tuta Eva funziona che butta fuori dell'aria per ruotarsi. L'ha detto anche il gioco, che stiamo sprecando ossigeno perché la tuta Eva sta buttando fuori più ossigeno in quella maniera lì. E poi non senti questo rumore che fa tss, tss, di sottofondo? Ascolta. Ah, ho capito, Gary. Ma da qualche parte si arriverà, santo cielo. Cioè, ho la tuta me la... Ah, aspetta, vediamo. Buono. Sono aggrappato. Abbiamo risolto? Ecco, questo magari funziona un po' a magia adesso, questa tuta. Boh. Che devo tenere premuto? Ah, giustamente spreco ossigeno anche
Cioè, però almeno non ne spreca così tanto. Aia, che dolore. Vediamo un po' com'è il consumo. Cos'era lì che dovevo attaccarmici? Quello? Mio. Vieni qui con le mie manine. Cazzo, è una radiolina degli anni 50 questa, non è un dispositivo di dati personali. Vabbè. Buttiamola, che fanculo. Radioline di merda. Ok. Buongiorno. Zoro, non so quale sia lo scopo del gioco. Penso sopravvivere al disastro incredibile che ci è appena capitato. Ok. Dobbiamo riparare qui. Lì. Ok, vado. Aia. Scusi. Signorina, mi scusi. Ho fatto una botta. Oh, che bello. Lì c'erano delle piantine. Ossigeno per me. Mi scusi, signorina. Piano, ok? Vai. Un'esplorazione molto lineare, che va bene. Danneggiato fuori uso. Fa la diagnosi da solo, perché giustamente è un computer. E danneggiato il nucleo. Quindi? E come lo riparo? Ok. Un po' generico riparare. Però mi dici che lo devo fare, lo fo. Non c'è problema, devo andare qui sotto? Trovo un nucleo e riparalo. Va bene. Aspetta che mi sistemo un attimo. Ok. Dicevo, è lì sotto il nucleo. Sì, ok. E come si va per di lì? Buh. Servirebbe una mappa della stazione. Aspetta che mi serve anche un po' di ossigeno. Che noto con piacere è di lì. E immagino si debba procedere da quella parte di là a sto punto. Allora, non è brutto, comunque si spazieggia. Speriamo succeda qualcosa, una roba in più. Però sicuramente un video non ce l'avrei mai fatto. Questo è poco ma sicuro. Vediamo in live, almeno sto chiacchierando con voi. Anche se ho letto che in chat c'è gente che si fa i cazzi suoi. Sarà perché sono degli stronzi? Ah, non ci è dato a saperlo. Sto andando male? Mi sa che sto sbagliando la direzione? Questa è casa mia. Entra. Bolla, grazie mille. Mi sa che mi sto perdendo un pochino in qua, qua, qua. Non so perché ho questa impressione di essere completamente sbagliato. Voglio continuare di qua però. Fiorellino. Vabbè, giustamente avranno portato qualcosa nello spazio. Ok. Ma scusa, ma ha bisogno di ripararsi di nuovo questa faccenda? I due cazzi. Sto tornando indietro. Ah! Stronzo. Io, non tu. Vabbè, almeno mi riparo la tuta. Che ripeto, non ho capito come. Né come si sia rotta, né come me l'abbia riparata. Vabbè. Immaginavo di aver sbagliato completamente strada. Di qui non ero entrato, però. Vabbè, non ci vedo neanche niente interessante. Senti il motore che non va. Cerca di accendere, ma non. Figa, Dead, davvero? In una live di un gioco mi viene a chiedere se ne faccio un altro. Allora, come siamo messi qui? Ciucciamoci un po' di questo. Dopodiché, di là è chiuso, aia, mi scusi. Ed è chiuso pure di là. No, di là c'è proprio una sega. A sto punto devo andare giù per di qui, ma ci posso andare giù per di qui? Dai, vediamo. E qua c'è scritto che devo andare a riparare, ma
Come funziona qui l'ambaradamba? È che ci sbatto la faccia, funziona. Ok. Tutto molto bello, ma giuro che non so dove andare. La vedo male. Sto morendo disossigenata. Adesso ci facciamo un sorso e poi cerchiamo di capire. Ah, gli urti danneggiano la tuta. Sì, ma ho toccato un attimino, santo Dio, che è fatta di carta pesta sta tuta. Ma allora? Ok. Dicevo. Mente locale. Guarda che si è crepato per davvero il coso lì. Ok. Vedi, devo andare lì sotto, giustamente. Vabbè, figa, una botticella ci ho dato. Fammi vedere se magari tramite questo praticissimo computers non si può fare niente. Di lì è da dove sono arrivato. Boh! Ma porca vacca! Interagire con le scatole non serve a niente. Fammi vedere, aspetta che bevo un po' di ossigeno. Non credo di averlo un inventario. Ah, aspetta, si è attaccata. Cioè, no, si è avvicinata da sola a questo coso qui, ma non. Come non detto. Di qua è bloccata. Sincronizzazione fallita. I controlli sono un po' scomodi, ma mi ci trovo, sì. Sì, non mi dispiacerebbe risolvere questa situazione di merda, però. E che devo andare lì era in dubbio. Ahia. Ah, santa Dio. Aspetta, che qui però mi segna della roba. Ciappi. Sì, sarebbe mega ansia col visore. Non capisco che cosa mi sta segnando. Perché vedo che mi sta dicendo di venire da questa parte di qua. No. Di qua. Questo. Ma questo qui non. Ah, aspetta, ce n'è un altro. Ce n'erano due da aprire qui. Fammi vedere. Spero di non tornare indietro da dove ero venuto prima. Non mi sembra, almeno. Sì, è in un bundle, come dice giustamente Karim, che costa anche poco. Mi pare che venga a costare 4 euro. E c'è questo, ce ne sono anche altri. No, niente, sono tornato indietro da. Cioè, almeno credo di essere tornato indietro nella parte sbagliata. Sì, perché qui ce n'è uno usato. Aspetta che mi riparo la cosa. Che due maroni. A sto punto adesso mi riparo. Spero che mi dia anche un po' di ossigeno la riparazione. Torno indietro e vado subito a sinistra. Sì, mi ha dato anche dell'ossigeno. Continua a funzionare in maniera strana questa riparazione. Vaffanculo, credo di aver visto dove è il radar. Ah, sono un deficiente. Cioè, l'unica cosa che mi doveva dire non me l'ha detta. Guardalo lì, in basso a sinistra, dovrebbe essere quello. C'è una freccina bianca sul radar lì, non so se voi la riuscite a vedere. Figa, non ne ho idea.
Quella mappa col visore la vedi gigante? Eh sì. Aspetta che adesso mi stanno battendo le orecchie. Aspetta, piglialo, 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 piglialo. Non lo piglio, l'ho pigliato. Ok, e andiamo di qua, di là, di là, di là, di là. Puttana la mamma. No. Giriamoci. Perfetto, dovrei andare dentro per di qui. Non l'avevo notata prima questa porta. Ok. Buono. Oddio, spero che quello lì non sia il coso che prima ho buttato via, perché sennò alla fine. No, in teoria no, in teoria siamo giusti. Sto seguendo una freccia che mi sembra abbastanza eloquente. Sì, ok, questo qui era da prendere. Personal Perfetto. log, systems specialist, McDonough, Andrew, Beh, almeno adesso ho 17, capito come orientarmi. April 2037. Signor McDonagh, grazie. Però adesso devo ossigenarmi. Ma perché lo tira così? Ma che maleducazione. Oh, piglialo, piglialo. Vaffanculo. Ma guarda te. Guarda te che moriamo perché questa qui è una deficiente. Ok. Quindi cacca, lì è chiuso. Adesso sono cazzi miei. Lì c'è un bottone. È bello perché c'è una storia abbastanza triste da quello che sto leggendo tra i passeggeri di questa bellissima nave distrutta. Porca miseria, ho anche sbattuto la zucca. Ok. Chattiamo. Mittente Donald McDonald. Va bene. Potete voler tornare indietro. Non ho letto. Si occupa che delle strutture. Ok, va bene. Insomma, raccomandati, raccomandati, raccomandati. Va bene. Va bene. Posto? Però non ho trovato nulla di effettivamente utile qui, se non un po'. Ah, vedi, qui c'è Spring Music Recital. Anche io da piccolo, quando facevo i concerti a scuola, avevamo sti cazzo di biglietti veramente osceni. Vabbè. Qua mi segna qualcosa di molto molto vicino alla mia zucca. Puttana, ma si esce di qua! Oh santo Dio. Va bene, andiamo a fare in culo allora. Buoni tutti. Non mi fa uscire. Perché? Vabbè, quanto difficile passarci. Va bene, siamo nella merda adesso. Oh santo Dio. Ok. Sto ricevendo dei messaggi un po' particolari dalla signora Tuta. Intanto devo riparare una roba che è dall'altra parte, però qui. Io adesso mi fido ciecamente della freccia che ho lì. Ma allora? E quindi vado. Ma perché non riusciamo ad andare dritti? Vaffanculo. E mi voglio fidare, insomma. Voglio fidare, ma sto morendo. Ecco qui dell'ossigeno. È molto difficile morire, fortunatamente. Qui c'è un buco. Eccoci. Hopla. Controllo missione. Ah no, sono io che continuo a mandare i messaggi. Naturalmente. Nessuno ci caga. Qua mi segna che c'ho, ma non è vero niente. Non mi farebbe schifo un po' di ossigeno. Spirit of Survivor. Ah, santo Dio. No, lì c'è un po' di Pepsi Cola. Che schifo. No, non è una demo minchio nero. È proprio l'intero gioco così, a quanto pare. Però più ci gioco, più mi sto rendendo conto che
per quanto sia figa tutta l'ambientazione, è giocabilissimo con mouse e tastiera. Più ci gioco e più confermo quello che hanno detto anche altri, naturalmente, che è un ottimo titolo da giocare con il VR. Ora, io vorrei capire come faccio un essere umano normale a giocare a questa esperienza, perché questa, di questo si tratta, senza vomitare l'anima. Perché solo a pensarci muoio. Ciuccio qua. Anzi, sapete cosa vi dico? Che mettiamo anche l'atmosfera... Ecco qua. Oltre all'ansia comunque che si è venuta a creare qui, posso assicurare che altro che motion sickness, qua si vomita alla grande. A meno che non ti devi annaspare con le braccia nuotando, ma non credo si possa fare perché non avrebbe senso. Assistiami. Va bene. Beh, non mi assiste però. Un saluto a voi, signor Lucky. Posso andare? Ok. Ossigeno e acqua. Posso toccare? Aspetta, voglio andarci addosso con la faccia. Non me lo fa fare. No, dai, guarda che si spostano. Che peccato. Una foglia. Ah, la foglia però mi ha toccato. Ma che schifo, l'acqua no. Che fastidio. Ople. Beh, se non hanno ossigeno qui. Che bello. Vaffanculo, acqua. Mi aspettavo qualcosa di bello. Sì, ma guarda che perdi il senso dell'orientamento, ma perdi anche la testa, santo Dio. Sì, sia per Vive che Oculus, Gabriel. Olla, che bello. C'è una riparazione di tutine qui da qualche parte, perché sono un po' nella merdas. Lo prendo come un no. Aspetta che... Eccoci qua. Ho perso un sacco di tempo prima, adesso il mondo sta per finire. Niente, non ci riusciamo a mettere in contatto con nessuno. Probabile, Matthew, però non so quanto. No, infatti, come dici giustamente, Karim. Ciliegio? Va bene. Questi giapponesi dappertutto. O un ciliegio o un pesco. Che cazzo è che faceva le cose rosa? Ciliegi, mi pare, ma non sono così esperto di botanica da poterlo dire. Mi segna che devo andare per di qui. Io mi fido. Anche perché non è che si è messo proprio bene bene. Comunque dicevo che se non avete provato il visore, vi posso assicurare che non potete sapere quale esperienza terribile può diventare il più banale dei giochi. Piglialo. Ma vaffanculo, ma allunga la mano. Per dirvi, io ho rischiato di vomitare con un giochino del cazzo, un platform, dove praticamente tu muovevi un robottino e tu eri la telecamera in terza persona. Io lì ho rischiato, sono stato malissimo. Ed è una cagata. È una cagata di un banale, perché non è neanche il tuo corpo. C'hai ragione, Corvo. Con queste mani. Ok. E di nuovo sto...
Sì, che esperienza tremenda comunque questa qui, santo cielo. Però noto con piacere che sono giunto praticamente alla fine dell'astronave, non è che ne manchi poi così tanto. Che tristezza mi sta mettendo questo equipaggio. Adesso mi lascio morire con la musica. Ha una grafica veramente molto bella. Sì, beh, vabbè. Per avere una grafica decente a 1080p, diciamo, su visore, c'è bisogno di... il doppio, mi pare. Deve essere 4K per raggiungere i 1080p. Non mi ricordo. Oh, una tuta lì. Voglio andare lì. Minchia, magari mi sono perso qualcosa fino adesso. È perché non ho più scannato. Voglio andare lì, assolutamente, sì. Guarda che bella, però. Cioè, una situazione di merda, però è bello. Io spero che mi dia un po' di ossigeno con la tuta, perché altrimenti vado a rischiarci la vita per il cazzo. Non ho abbastanza ossigeno. No, aspetta. No, non voglio rischiare. Dai. Anche l'applausone. Ah, che bellezza. Ah, ma c'era dell'ossigeno, vabbè, meglio così. Non ho rischiato troppo la vita. Cosa c'è qui? Cadavere? McDonald's. Tengo premuto. McDonald's. Ah. Oh. E niente, è morto. È andato. Lo sapete che se qualcuno muore in un pianeta, ad esempio, lo devono lasciare lì perché ogni grammo conta, praticamente. Non difficilmente riescono a riportare a casa dei cadaveri. Però non è mai dovuto capitare, insomma, perché esplodevano. Chi se ne frega, insomma. Il problema è che la NASA non si è posta particolarmente. Cosa è successo all'Apollo? È esploso. Ah, vabbè, a posto. Eh sì, vi ricevo. Non risponde. Maleducata. Allè. Eh sì che l'ho letto, The Martian. L'ho detto prima. Di là. Mi dice di andare lì la missione. Io... chi sono io per... levatevi dai coglioni. Chi sono io per dire no alla missione che mi dice di andare di qua? Che mi dice di andare lì e io vado lì. Oh. Hardiman Aerospace North Star 4. Crew status. Medical officer Edwards. Ale. È morto Liam Neeson. Elizabeth, deceased. Astronaut Lopez, Teresa, deceased. System specialist McDonough. Se devi portare un gioco, ci devi sapere giocare. Perché uno non può provare un gioco in live? Deve essere per forza un esperto. Devo fare le killstreak su COD per poter giocare a COD in live. Porca miseria. Comunque non mi pare di andare così male. Anzi, sono un astronauta provetto. Che bella situa. Ostia, devo andare lì? Vabbè, ma ho capito io. Cioè, alla fine. Tutto sto giro. Ti immagini se alla fine del gioco si gira l'astronave e devo ricominciare da zero con un'altra astronave? Space North Star 4. Core system status. Spiritus mainframe. Offline. Konami Code. Offline. Sì, ho capito. Non funziona un cazzo. Non serve elencarmi le cose che non vanno. Ok.
Ok, ho capito. Mezz'ora che stiamo cercando di riparare sta faccenda, ho capito, basta. Eccoci. Aspetta, aspetta, che qua in mezzo è un casino. Noop. Ale. Ottimo. Abbiamo risolto un sacco di situazioni spinose. Però funziona l'aria condizionata. Sì, è una cosa molto utile. Eccoci. Mi piace che vada indietro e poi pciu, la spara in avanti, ecco qua. Sta iniziando una musica un po' distorta e preoccupante. È la fine di tutto? Vedi un po' che situazione. Molto molto fastidioso questo suono. Karim è la colonna sonora di Ricky e Barabba. Aiuto. Andare per di qua. Sì, devo andare proprio per di qua. Mamma mia, che fastidio. Quindi? Sì, minchia, poi quando adesso inizia a girare la testa da sola, col VR vomito. Cazzo, vuol dire che mi gira la testa lei? Dai, diagnosticami. Volentieri, grazie. Qualcuno ha comprato un gioco, grazie. Ok. Merda, potevo sceglierne solo uno, mi sa. Oh. Sì, posso farlo? Dai. Non posso girare la testa. Vai! Quindi? Ripara? Oh, bastava premere dei bottoni? Bello. Spiritus. Devo rifarmi il giro al contrario? Va bene. Oh, aspetta, mi segna che è qui quello che cerco. Eccolo qua. Io spero che finisca questo suono tremendo prima o poi, perché sto morendo un po' dentro. Boh, almeno la cosa positiva per ora è che l'ossigeno è buono, più o meno. Almeno posso fare dei viaggi un pelo più lunghi. Non sapevo se vomitare o cagarmi addosso quando si è girato. Questo gioco rappresenta l'infinito? No, caro mio, No Man's Sky rappresenta l'infinito. No Man's Sky rappresenta la paura della morte, perché potrebbe essere quello che ci aspetta dopo la fine della vita. Dica. Qualcuno sa quanto manca, più o meno? Perché mi sa che, insomma, qui siamo alla fine. Cosa fa questa cosa qui?
Vabbè, mi ha dato un po' di ossigeno, sai che roba. Chi se ne frega. Vedi un po' che bello. Questi luoghi. Non ti avevo ragione. No, aspetta un attimo. Qua ho cazzeggiato. Dove merda devo andare? Non mi segna una sega. Cioè, mi segna qui nelle immediate vicinanze, ma non mi segna dove devo andare effettivamente. Quindi sono nella popò. Ma io vado verso quel disco gigantesco e sono sicuro che ce la farò. Sa che se niente. Ah, ecco, sì, proprio lì che devo andare. Ok, perfetto. Ah. Esatto, Conte. Pesante comunque queste parti qui, eh. Non so il videogiocatore medio quanto si possa divertire, naturalmente se, togliendogli il visore, che dovrebbe essere la parte più importante. Quindi togliendogli il vomito, cioè uno col visore per forza si diverte, perché cioè, ha uno scopo, il suo scopo è non vomitare. Quindi lui sta lì tutto concentrato, dice, e ci penso io, non devo mica vomitare. Ciuccio, aspetta. Piglio un'altra, va là. Eccoci qui. Beh, c'è il giocatore che non ha bisogno, non ha problemi di sbocco come me. Insomma, sto giocando, sono abbastanza tranquillo, i controlli funzionano, tutto bene. Questa traversata, diciamo che è un po' una noia. Poi per carità si chiacchiera, divertente, però insomma, vediamo che succede. Giocare questo gioco da soli sarebbe non poco noioso, ma infatti, a meno che tu non abbia tutta l'esperienza con visore, orecchie tappate, il vuoto, il... Oh. Nella collector danno anche un secchio, no? Nella standard. Nella collector invece ti danno l'avviso, non ci giocare. È una meccanica survival in qualche modo. Sì, vabbè. Ciuccia o muori. Aspetta che mi voglio prendere tutte e due. Ma puttana. Ok. Ma dove è andato a finire questo bigolo? Allora, cos'è successo? Vaffanculo. Ok, che devo fare? Mi ciuccio un po' di ossigeno, va là. Mi sto rilassando tantissimo, grazie. Beato te. Mi sto prendendo sonno. Aia, che succede? Ripeto, qualcuno sa quanto è distante la fine della mia vita o di questo gioco? Perché tecnicamente siamo giunti in orario fine live. Ma non ho più rincontrato nessuna stazione di riparazione della tuta. Insomma, mi sta un attimino turbando qui la faccenda. È tutto un trip. Va bene. Quanti siete? Ciuccia ciuccia. Questo gioco funziona meglio della Bonomelli. Ah, eccoci qui. Di nuovo McDonald's. Ma la stessa cosa di prima? Sì, ma non c'ho voglia. Voglio... Boh.
Aie. Ma quanto dolore mi sto procurando qui. Non ne faccio neanche girare la testa perché è tutto molto lento. Ho un déjà vu. Aspetta, però io adesso c'ho il cippino per riparare il coso. Credo che sia qui il coso da riparare. E infatti qui siamo tornati dove dovevamo tornare. Però gradirei ripararmi la tuta. Quindi adesso, insomma, intanto mi faccio una ciucciata. Prima di tutto. La ciucciata prima di tutto. Eccoci qui. Un'altra oretta dura. No, davvero? Oh, perché non si è aperto? Vaffanculo, è verde. Ah, è bloccato. Ma tua mamma cagna. Vabbè, m'acciacco qui. Ma Karim non l'ha giocato, Alfa, ma che cazzo dici? Ma perché? Perché devi sparare cazzate? Dai. E grazie. Dai. Teoria adesso me lo sistema. Ah no, mi fa andare di sotto, giustamente, per ripararlo. Sì, ma veramente, cioè, è da uccidersi, Karim. Non è di qua che devo andare? No? No, 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 allora. Ho sbagliato, dove cazzo devo andare? Ah, su! Errore mio. Ok. È vero che sembra il logo della Atari. Manda Pozzetto, è giusto? Non devono dire le cagate. Bello qui, questo in mezzo agli alberi. Devo entrare di qua, sulla destra? Non so perché, mi sentivo... Quietante. No. Ossigeno, ossigeno, ossigeno. C'era dell'acqua che scorreva lì, almeno sembra, non lo so. Infatti, il possedere un gioco non significa che uno l'abbia giocato, se no. Momento topico? No. Boh. Come non detto, sembrava finita la musica per un attimo. E vai! Invece un par di cazzi. Ciuccio. Ok. Che situazione, vedi un po'. Non ci capisco una minchia. Non ci capisco una minchia. Mi raddrizzo. Ok. No, 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 no. Torna su, torna su, torna su. E la vacca puttana. Che ti pareva che sbatto, mi si spacca tutto, mi si spacca, già sono tutto rotto. E di là c'è l'uscita, è ok, ma da dove sono entrato? Non mi dispiacerebbe capire... santo Dio. Aspetta, tieni premuto per fare... No, vabbè, un po' di ossigeno, poi una ciucciata me la do. No, no, ecco, adesso è un po' scomoda la faccenda, ve lo posso assicurare. Mi dice che sono... Mi dice che sono dove devo essere, porca vacca, però non capisco... Ah, lì! Aspetta, aspetta, qui c'è il simbolo del bigolo che abbiamo noi, quindi in teoria qui... Dimmi di sì... Ma fanculo! No! Dai! Dove lo devo mettere? Nel culo me lo devo mettere, qua?
No. No, mi segna che è sulla mia destra. Ok. Tieni premuto? No. Minchia, aspetta. Perché io ne ho trovato uno di disco. E qua mi sa che ne servono tre. Ok, ho trovato questo blu. Ciapelo. Magia, funziona. Va bene. Ok, quindi... Guarda che ce n'è uno lì ancora. Due, ne mancano tre. No, figa, ma ne mancano altri tre. No, non ho voglia. Non ho voglia. Aspetta che ho sbagliato. No, continua a segnarmi... Qui in realtà. No. In realtà non sto capendo che cazzo mi stia segnando, eh. Questa è casa mia. Chi l'è? Entra. Tios, grazie mille. Ah no, figa, vedi che devo tornare indietro. No, minchia, che peso. No, sinceramente, ragazzi, non lo voglio. Io spero che si possa salvare. Come si salva? Non ho idea di come si salvi. Circa 4 ore e mezza. Allora, noi facciamo così. Proviamo a tornare al menu principale e vediamo se salva. Se ha salvato almeno lì. Non avevo visto il checkpoint. Sì, sì. So come funziona un checkpoint. Non avevo visto semplicemente il checkpoint. Vabbè, c'è continuo. Vabbè, posso così. Che fatica. Che fatica. Infatti è per quello che ho messo il disco, cioè il rubino, e ho aspettato che finisse. Perché immaginavo che appunto ci fosse lì un checkpoint. Però non ho letto niente di tutto ciò. Mamma mia, mamma mia, vabbè, è stato molto molto impegnativo, immagino siate rimasti in 6, bene, c'è una cosa che ci sta, grazie mille per aver seguito questa live, adesso vi mando subito il video a tutti quanti i sub, quindi controllate la mail, rompiamo il day one del primo video dedicato ai sub di un paio d'ore. Grazie mille naturalmente di cuore a tutti quanti i sub, a tutte quante le donazioni, ma anche a tutti quanti quelli che hanno visto questo video e non hanno scritto minchiate in chat. Vi voglio bene. È difficile per qualcuno evidentemente non scrivere minchiate in chat, ma apprezzo tutti quelli che non hanno scritto delle cazzate. Siete stati bravi, siete state delle persone normali, siete stati degli esseri umani e non dei figli di puttana. Bravi, simpatici anche siete. E prima di scrivere magari, insomma, informatevi. Stronzi.